Prato ritrova un pezzo della sua storia. Il 18 novembre riapre l'ex cinema Excelsior in via Garibaldi. Si chiamerà appunto Il Garibaldi con l'aggiunta del sottotitolo 1020, perché oltre al cinema potrà ospitare concerti, cene, incontri, presentazioni di libri, eventi aziendali, fiere, sfilate. 400 i posti a sedere che possono essere facilmente smontati per far posto al pubblico in piedi in base all'occasione. Aperta nel 1907 in un edificio tardo cinquecentesco, Palazzo Bonamici Nencini, e chiusa nel 2009, l'ex sala Garibaldi, come la chiamavano i vecchi pratesi, oggi rinasce grazie all'iniziativa di un gruppo di privati tra operatori del settore e imprenditori riuniti nella società Civico 69 SRL, che nel 2007 ha comprato l'immobile all'asta e dato via a questa operazione di recupero costata complessivamente 2 milioni e 300 mila euro, di cui 600 mila coperti da un bando del Ministero della Cultura. Riapriamo il 18 di novembre alle 21:30 con la proiezione di un film dedicato, un docufilm dedicato a Paolo Rossi, che è una figura a cui la nostra città è particolarmente legata, diretto da Walter Beltroni. E poi da lì iniziamo con un programma che prevede in alcuni giorni della settimana delle proiezioni cinematografiche a differenti orari, ma anche appunto concerti. Inizieremo ad esempio il 6 dicembre con i Tre Allegri Ragazzi Morti, il loro concerto disegnato dedicato a Pasolini. Dato che siamo in pieno centro storico, nel complesso lavoro di ristrutturazione di questo spazio e del suo foyer, è stata prestata particolare attenzione all'acustica, curata da uno dei massimi esperti del settore, l'architetto Carlo Carbone. Abbiamo verificato che da questo posto, con la musica accesa, non escano livelli superiori ai limiti di legge, ma ben al di sotto. L'operazione trova il pieno appoggio dell'amministrazione comunale. Va a ricomporre un pezzo storico del centro storico della nostra città. Io qui, come tanti altri della mia generazione, ho visto decine e decine di film.